Perché gli stati della comunità internazionale dovrebbero abolire la pena di morte? Because it's not just about the death penalty. Non si tratta solo della pena di morte, è una questione di diritti umani. Ognuno ha il diritto alla vita e alla libertà. Sono un esempio del motivo per cui non dovrebbe esserci la pena di morte, perché hanno preso 22 anni della mia vita per qualcosa che non avevo fatto. Sono arrivato a 3 giorni dalla mia esecuzione per qualcosa che non avevo fatto. E se può succedere a me, può succedere a chiunque, perché stavo facendo tutto giusto. Stavo alla larga dai guai con la legge, ero stato nell'esercito per 4 anni e poi congedato con onore. Ma qualcuno ha semplicemente puntato il dito contro di me e detto che lo avevo fatto e poi ero nel braccio della morte per un crimine che non avevo commesso. Se può succedere a me, può succedere a chiunque. E per i nostri bambini, per i nostri nipotini, dico che non è una cosa necessaria. Quando metti qualcuno in prigione, puoi liberarlo, ma non puoi liberare qualcuno dalla tomba. What do you think about the... Cosa pensa delle prospettive per l'abolizione alla luce della fase politica attuale negli Stati Uniti? It's going to take time. Penso che persone come il presidente stiano mettendo delle barriere a chi, come me, vuole farla finita con la pena di morte. Quando guardi alla pena capitale con il cuore e lo stomaco, la tua reazione istintiva è di accettarla. Ma quando usi la testa e ci pensi, capisci che non è necessario e il nostro sistema di giustizia non dovrebbe essere un sistema punitivo, ma è giusto. Perché la vendetta dovrebbe farne parte? Ha mai provato il desiderio di vendicarsi per quello che le è successo? No, non si può fare niente per quello che mi è successo. Tutto quello che possiamo fare è andare avanti, ora, e provare ad abolire la pena di morte non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo.